Oggi iniziamo la ricostruzione della nostra sede. Dovremo svuotare tutto perché all'interno è necessario dare una pulizia con dei prodotti specifici e per questo ci siamo rivolti ad un'impresa specializzata che nei prossimi giorni insomma dovrebbe occuparsi di risistemare e di pulire dalla fuligine la nostra sede. Il passo successivo sarà quello di cambiare il portone, rimbiancare e fondamentalmente ripartire con i nostri lavori. Ci auguriamo che magari da questo avvenimento ne possa nascere un'associazione più forte con nuovi ingressi e nuove forze che hanno voglia di portare avanti il lavoro insieme a noi. Speriamo che sia realizzabile, ma per il 1° febbraio di essere nuovamente attivi. Questo è anche il messaggio che noi vogliamo dare a chi si è permesso di compiere un gesto come questo. Sperava di fermarci, non ci riuscirà, ci ha giusto interrotto per un mese, però ci ha rafforzato lo spirito. Allora, iniziamo tutti quelli, iniziamo? Sì, dai, i costi di questa messa a nuovo, sinceramente ora stiamo iniziando a chiedere un po' i preventivi in giro. Se ci dovessimo rivolgere completamente ad esterni per ristrutturare ci sarebbero 10.000 euro di danni. Contiamo di cavarcela con la metà perché i lavori, buona parte dei lavori li faremo noi con i nostri amici volontari. Noi questi soldi li recupereremo da dove li abbiamo più o meno sempre recuperati da quando siamo nati, ovvero con un autofinanziamento. Abbiamo aperto un conto corrente bancario presso il Banco di Sardegna, nei prossimi giorni pubblicizzeremo il numero di questo conto corrente e raccoglieremo delle donazioni che possono essere fatte sia attraverso un bonifico bancario ma anche di persona contattandoci e venendoci a trovare. Insomma. Le attività dell'associazione si fermeranno? No, le attività dell'associazione non si fermeranno, anzi oggi come da calendario riprendevamo dopo la pausa natalizia i corsi di italiano per ragazzi stranieri e questa sera ci sarà la lezione che per questo mese non sarà più nella via San Giacomo ma sarà nella via San Domenico al circolo di Rifondazione Comunista, il circolo Togliatti, che ospiterà i ragazzi stranieri, i nostri professori per questi corsi. Avete saputo chi è stato? Guarda, non lo abbiamo saputo, è difficile saperlo, ci auguriamo che siano gli inquirenti a darci questa risposta. Noi più che impiegare il tempo a fare una caccia ai fantasmi preferiamo non pensarci.